siete pronti? Sindaco assessore. Un video o una foto? Siete pronti? Vado. Grazie sindaco! Via! 100 anni di TRT! Il ciclo giro del TRT per i 10 anni! Potreste andare! Grazie ciclisti! C'è anche Barbara! È a piedi! Ciao Barbara! Dovreste andare, è a piedi! A piedi con la divisa del TRT! Dovreste andare, è a piedi! Dovreste andare, Ronald, a piedi! Grande Dero! Vai Carlo! Bravi! Bravi! Allora, volevamo fare i complimenti ai tapascioni per l'importante traguardo che hanno raggiunto, ma soprattutto perché fanno parte di quel gruppo di associazioni che fanno vivere i territori e li promuovono all'insegna dello sport, che permane qualificante per le nostre comunità e soprattutto per i ragazzi che si impegnano in queste esperienze agonistiche che aiutano a temprare e a uscire soprattutto da questo periodo difficile che stiamo e che abbiamo affrontato. Davvero complimenti a chi si impegna per gli altri con tanta dedizione. Ai tapascioni altri 100 anni di soddisfazioni. Posso solamente aggiungere che quest'anno penso che per l'associazione Tapascione Running Team è stato un anno particolare, nel bene e nel male mi viene da dire, e loro sanno meglio di me perché, però penso che sia appunto un traguardo importante che oggi va festeggiato, merita di essere festeggiato con l'entusiasmo che ha sempre contraddistinto tutta l'associazione, a partire dal suo presidente Stefano, che non molto tempo fa mi aveva scritto un messaggio dicendomi tu sei uno di noi. Forse con le gambe non tanto, però con il cuore e con l'affetto sicuramente sì, quindi davvero auguro a loro il meglio per il futuro, perché tanto hanno fatto ma tanto sicuramente vorranno ancora fare negli anni a venire, e quindi buona festa a tutti i tapascioni. Grazie mille. Eccoci con il presidente del Tapascione Running Team, sono passati 10 anni di grandi successi, Stefano Colombo, dici qualcosa. Ecco, siamo qua dopo 10 anni della fondazione del team, io presidio diciamo dal fine 2019, quindi ho ereditato tutto come dico sempre, però chiaramente lo spirito del team è rimasto quello che deve essere, anzi potrei dire che in questi anni, questo ultimo anno e mezzo un po' particolare per tutti noi e per tutta la popolazione mondiale, possiamo dire che siamo anche un po' più uniti, e quindi adesso speriamo che le prossime attività future saranno sempre più vissute come sta succedendo. Parliamo di sport per ora, non è il nostro caso parlare di sanità o di politica, però a livello di sport noi siamo ripartiti, l'Italia è ripartita e pensiamo di crescere. Sono 10 anni di un'associazione di amici che correva, hanno fondato un'associazione anche con sezioni di bici, sezioni di triathlon, e questo può voler dire qualcosa. Ecco, per chi non sa assolutamente niente, qua cosa fate? Allora, oggi siamo qui alla tensostruttura di Robecco, dietro Villa Terzaghi, dove abbiamo allestito delle attività. La prima è già partita col taglio del nastro del nostro sindaco Fornata Barni e Giovanni Noè come assessore. Sono partiti un gruppo di ciclisti per fare il giro della nostra storica strapasciata, per far vedere semplicemente chi ci siamo. Nel prato, come possiamo vedere, ci sono già delle piccole prove, abbiamo allestito un gioco atletica, lo chiamiamo, dove i bambini più piccoli faranno un percorso seguendo questi cinesini, dei piccoli ostacoli lungo il terreno, fino ad arrivare in quel punto dove ci sono ora esattamente Alessandro e la piccola Vittoria, a lanciare delle palline per tirare giù birilli. Dove abbiamo più in là, non so se si vede, dove c'è il gonfiabile di uno dei nostri maggiori sponsor, Barlo Utensili, e abbiamo un giro bici, diciamo così, una gincana per i più piccoli anche qui, con dei piccoli ostacoli e una piccola sorpresa finale per tutti coloro che vorrebbero divertirsi. Concluderemo la serata con la nostra cena sociale, è il decennale del TRT, festeggeremo tutti insieme in terrestre della tensostruttura, con musica e tantissime attività. Ecco, va bene, grazie. Grazie a te, grazie. A chi è appassionato di corsa può venire assolutamente. Bravo, mi sono dimenticato, oggi abbiamo allestito anche un tesseramento point, quindi chi volesse anche solo delle informazioni per parlare, per capire come funziona l'associazione, i tesseramenti, i costi anche, perché no, siamo qui ad aspettarvi a braccia aperte.
che è uno sport bellissimo e quindi facciamolo praticabile crescere da tutti. Va bene, grazie mille Stefano e auguri. Grazie per a te. I 10 anni. Grazie mille. Noi, sezione triathlon, siamo la sezione giovane del TRT, abbiamo soltanto 4 anni, ad oggi contiamo 74 tesserati. Triathlon, che è l'unione di tre discipline, quindi nuoto, bici e corsa, fatte consecutivamente. I nostri atleti praticano gare nazionali dalle brevi distanze, quindi dagli sprint fino agli Ironman. Ad esempio abbiamo un nostro atleta. Ecco, qui abbiamo un atleta, tra l'altro, anche molto forte. Ecco, sì, diciamo molto forte. Secondo me gli atleti forti sono diversi, però diciamo che ci divertiamo. Mi diverto molto a fare le gare. Quest'anno abbiamo partecipato a diverse gare, sempre organizzate in maniera molto 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 impeccabile dalle varie società. Siamo partiti, quali hai fatto? Siamo partiti con Candia Canavese a inizio maggio, lo ricordo ancora perché l'acqua era veramente fredda, e a Candia c'è la possibilità di fare l'olimpico, la distanza olimpica. Che quanto, che la distanza olimpica sono 1500 metri a nuoto in acque libere, 40 km in bicicletta e poi si conclude con 10 km di corsa. Mentre invece la distanza media è composta da 1900 metri in acqua e poi raddoppiamo tutte le distanze, quindi 90 km in bicicletta e la mezza maratona per finire. Abbiamo iniziato ad aprile, abbiamo concluso dopo un po' di gare, un po' di gite anche insieme a tutti agli altri soci che hanno partecipato alle gare. Mi ricordo per esempio Recco, dove abbiamo fatto una bella trasferta e abbiamo portato giù a correre circa 10-11 atleti. Io ho concluso con il mezzo Ironman, ovvero triathlon medio, a Jesolo a fine settembre. Qualcun altro si è spinto oltre, è andato addirittura a fare l'Ironman a Cascais. Gente che ha fatto infatti anche quest'anno, oltre gli Ironman classici, abbiamo tre nuovi Ironman, quindi che hanno concluso, portato a termine la prova più impegnativa di tutte, che sono 3,8 km a nuoto, 180 in bicicletta e la maratona, quindi 42 km di corsa per concludere in bellezza. Un impegno notevole, ecco. Quanto ti alleni te, che sei uno che lo fa, diciamo, seriamente? Diciamo che dipende dal momento della stagione. Passiamo da un minimo di 6-7 ore a settimana a un massimo di 10-12 ore quando ci sono un po' i picchi, quando dobbiamo allungare le distanze, soprattutto nel fine settimana arriviamo alle 10-12 ore. E non è poco. Non è poco, considerando è poco che nel frattempo lavoriamo. Esatto. Ma si può fare di meglio e noi stiamo cercando di fargli fare di meglio. Abbiamo anche una famiglia. Sì. Esatto, quindi riuscire a farci stare tutto. Bisogna riuscire a organizzarsi e allenarsi nei momenti in cui non rompi le scatole a nessuno. Esatto, va bene. L'anno prossimo già avete già un'idea di quale sarà il programma? Sì, in realtà come società l'anno prossimo, Covid permettendo, restituiremo il calendario, quindi ci sarà una sorta di mini torneo all'interno della società, quindi saranno 8 gare a cui gli atleti parteciperanno, prenderanno un punteggio per poi diventare il campione societario, diciamo così, del TRT di triathlon, e abbiamo delle belle sorprese in programma. Benissimo, quindi appassionati di triathlon, c'è il Tappa Triathlon che vi aspetta, potete fare l'Ironman, potete fare quello fare che volete, cosa, quello che volete, cosa, esatto. Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao. Corri Andre, però. Lei sì è brava, di nome così, ma non allora. Usa le mani. Salta, bravissima, bravissimo. Gira. Però lui mi deve giù, quella non è così. Andiamo con i ragazzi.